Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta del cavolfiore al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cavolfiore, pasta corta, besciamella, parmigiano grattugiato, provola tagliata a cubetti, aglio, olio evo, sale, pepe, noce moscata, pan grattato, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziare la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con il cavolfiore, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti, temperatura varoma. Velocità 1. Mettere da parte il cavolfiore e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale l'olio, l'aglio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere il cavolfiore messo da parte, ed insaporire per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la noce moscata, il sale, il pepe e frullare per 30 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la besciamella. Il parmigiano. Ed amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Trasferire nella ciotola con la pasta ed amalgamare bene. Aggiungere la provola. Amalgamare bene. Versare in una ciotola ben imburrata, spolverizzare con parmigiano e pan grattato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-30 minuti circa. Pasta e cavolfiore al forno. Grazie e alla prossima ricetta!